Questi sono i paccheri con il pesce spada e zucchinette. Salve, oggi vi faccio vedere un primo e faccio la pasta con pesce spada e zucchinette. Adesso vi dico gli ingredienti: 4 zucchine piccoline, 400 g di pesce spada, e poco di mezzo bicchiere di vino, della cipolla e dell'aglio, e della menta, del sale, del pepe e dei pinoli. E qua già ho preparato una padella con l'olio, che ora vado ai fornelli, già vado a soffriggere le zucchine. Adesso metto le zucchine in padella e li faccio soffriggere un poco, li faccio appassire. Metto un po' di sale mentre che sono passati un 10 minuti per fare rosolare le zucchine. Adesso io gli scendo le zucchine. In questa padella stessa gli metto della cipolla e dell'aglio. E gli aggiungo il pesce spada. Lo sfumo con il vino. Gli metto del sale. E del pepe. E gli sminuzzo un pochettino di menta. Adesso gli aggiungo le zucchinette. Per ultimo gli metto i pinoli. Li faccio amalgamare bene tutte e due cose e dopo lo posso anche spegnere. Adesso lo spengo e vado a cucinare la pasta. Come vi ho detto, ho messo la pentola per la pasta, adesso sta bollendo l'acqua e io ci metto giù 500 g di paccheri. Ora i paccheri devono cucinare per 7 minuti. Dopo di aver passato 7 minuti, ora faccio un cambio, ci metto la padella. La scendo.
Io la sto scendendo prima perché la devo amalgamare in padella con il condimento. Ragazzi, io la mescolo così perché io non la so spadellare. E io poi di mio, per ultimo, ci metto una grattata di limone. Perché piace quel gusto fresco. Questi sono i paccheri con il pesce spada e zucchinette.